a vostra destra, prendete le mani. Destra, che è più pappagosa però. Com'è? Va bene, grazie. Allora, verifichiamo un attimo se siamo pronti per la diretta. Sì, ok. Sì. Se vuoi c'è il televisorino un attimo. Partiamo allora con la conferenza stampa su Sharing Rousseau e inizia il vice capogruppo al Senato Paola Taverna. Buongiorno, vi ringrazio della presenza, della partecipazione, ci fa piacere che siate così numerosi, interessati a questo strumento del quale il Movimento 5 Stelle si è dotato, che vede oggi la presentazione della sua nona funzione attiva. Ne mancano solamente due per poter veramente dare il là a un modo nuovo di immaginare la politica. Stiamo parlando oggi della funzione di sharing, il responsabile Max Bugani, al quale poi passerò la parola per quelli che sono le descrizioni tecniche. È una funzione che tende a mettere in comunione tutti quelli che sono gli atti delle amministrazioni governate dal Movimento 5 Stelle al fine di velocizzare e ottimizzare in maniera omogenea quello che è il nostro progetto di politica. Nello specifico, come ho detto, lascio la parola a Max Bugani, che sarà responsabile appunto di sharing. Prego Max. Grazie Paola, grazie a tutti. Sharing, la condivisione fa la forza. Il tassello che aggiungiamo oggi e che da domani sarà completamente funzionante sul Rousseau è appunto il capitolo che riguarda la condivisione degli atti per consiglieri regionali, consiglieri comunali, sindaci e ci auguriamo futuri presidenti di regione. È un tassello fondamentale. È la rete al servizio della partecipazione, Rousseau è tutto ciò che è di più lontano da una segreteria di partito, è uno strumento che consente di allargare la partecipazione, di coinvolgere il cittadino direttamente nelle azioni, nelle attività della politica. E ci sono già tantissime funzioni attive su Rousseau, le conoscete, possibilità di proporre delle leggi a livello nazionale, regionale, a livello europeo, le votazioni su temi specifici, vedete che votano fra 35 e 40 mila persone abitualmente su 120-130 mila iscritti, contiamo di aumentare sempre esponenzialmente il numero degli iscritti e anche il numero di votanti, ma non c'è nessuna forza politica in Italia e nel mondo che consente a cittadini liberi di incidere così direttamente nell'attività politica. Credo di poter dire che siamo pionieri anche da questo punto di vista, siamo degli apripista e credo che in tanti ci copieranno questo strumento, spesso deriso, spesso bistrattato. L'e-learning, già attivo da tempo su Rousseau, che consente appunto di conoscere quelle che sono le pratiche all'interno dei comuni e delle regioni, oggi attiviamo lo sharing, componente fondamentale. Sarà aperta solo questo capitolo di Rousseau, questa parte di Rousseau, ai consiglieri eletti, ai sindaci e ai consiglieri regionali e, come ho detto prima, ci auguriamo anche a futuri presidente di regione, dove ci si potranno passare esperienze, le migliori pratiche, i migliori atti. Questo consentirà ovviamente di essere molto più forti, ci consentirà di essere più veloci nella produzione di atti, probabilmente anche più omogenei da nord a sud. Noi potremo collegarci sia ogni nuovo singolo eletto potrà sia avere come punto di riferimento un comune dove magari ha visto svolgersi ottime pratiche, sia un comune amministrato dal 5 Stelle, o un comune con dei 5 Stelle all'opposizione, o comunque un comune con altri al governo della città che però stanno facendo buone cose, si potranno prendere quegli atti e declinarli sul proprio comune, a volte anche magari copiarli in maniera proprio facendo un copia incolla, altri declinandoli per il proprio comune, e
si potranno seguire dei consiglieri o dei sindaci che si stimano molto, quindi io posso seguire tutti gli atti che fa Mario Rossi, perché Mario Rossi mi piace molto come lavora, come si impegna, e quindi vado a prendere i suoi atti e li riporto. Oppure potrò anche andare a vedere comuni simili al mio dal punto di vista morfologico, dal punto di vista del numero di abitanti. Vado su Rousseau, apro Sharing, sono un nuovo eletto o un vecchio eletto del Movimento 5 Stelle e vado a verificare nei comuni simili al mio che cosa si sta facendo. E quindi sarò molto più veloce, secondo noi sarà una funzione che esploderà nei prossimi mesi, che sarà molto seguita e molto sfruttata da tutti i portavoce del Movimento 5 Stelle a livello comunale e regionale, perché ci consentirà di essere più rapidi e più incisivi. L'obiettivo è proprio quello di rafforzare l'azione dei nostri portavoce. Gli atti, come vi dicevo, saranno inseriti mettendo l'ente di appartenenza, il titolo dell'atto, ci sarà anche una possibilità di aprire delle discussioni, dei piccoli forum, dei suggerimenti, di aggiungere dei file, di aggiungere degli articoli di riferimento da cui poi è stato preso l'atto, di aggiungere dei testi, degli studi su cui si è basato l'atto che è stato presentato. Il nome del sottoscrittore, appunto, e lo stato anche dell'atto, cioè se è in attesa di discussione, se è stato approvato, se è stato bocciato, ma se magari è, nonostante la bocciatura, un atto che ai 5 Stelle piace molto e che quindi si presta ad essere condiviso ugualmente. Gli atti saranno in una seconda fase, adesso stiamo inserendo anche questa funzione, votati, quindi ci saranno delle stelline sull'atto, di modo che ci sarà anche una top 10 degli atti più votati, di modo che ci sia anche questo riferimento. Importante sarà appunto inserire bene l'atto, perché questo favorirà la ricerca per chi poi va a cercare un tema, va a cercare l'azione di un consigliere, va a cercare le attività svolte in un comune in cui secondo quel singolo portavoce del Movimento 5 Stelle si stanno facendo ottime attività che meritano di essere copiate e condivise. Direi che ho più o meno detto tutto. Ovviamente è possibile anche inserire dei tag, anche questi per favorire la ricerca, e io credo che questo strumento davvero, come ho detto prima, sarà utilissimo ai portavoce del Movimento 5 Stelle a livello comunale e regionale. Quindi io direi di fermarmi qui e do la parola a Luigi. Grazie a tutti di essere qui stamattina. Ormai Rousseau ha 9 funzioni già operative, 9 sezioni attive che fanno di questo sistema operativo il cuore pulsante del Movimento 5 Stelle. Perché è importante Rousseau e perché ci rende differenti da tutte le altre forze politiche? Quello che stamattina abbiamo presentato è una delle funzioni fondamentali che consente di creare un'intelligenza collettiva nel Movimento 5 Stelle su atti, buone pratiche, successi ottenuti in alcuni comuni che possono essere trasferiti in altre istituzioni dove abbiamo eletti e che riescono a far crescere il Movimento senza il bisogno di ricominciare tutto da capo ogni volta che si affronta un problema. Faccio un esempio, visto che per me è un orgoglio del lavoro che è stato fatto in questi ultimi 2 anni. A Livorno abbiamo salvato l'azienda dei rifiuti, l'AMS, che tutti quanti ci dicevano azienda già fallita, la descrivevano già tutti come un'azienda fallita che stava per entrare nel novero degli insuccessi del Movimento 5 Stelle. Quell'episodio, quello di Livorno, quella dell'azienda dei rifiuti, ha dimostrato non solo che si potesse seguire una strada alternativa a quella che tutti ci dicevano in quel momento, cioè tagliare i soldi dai servizi sociali e metterli nell'ennesimo carrozzone politico,
ma soprattutto che abbiamo creato una buona pratica che adesso dobbiamo trasferire in tanti altri comuni dove siamo all'opposizione o dove siamo in maggioranza, e quella buona pratica non ha bisogno di essere raccontata da zero. Utilizzeremo questa sezione, che è quella di sharing, per caricare tutti i dati, tutte le informazioni che abbiamo ottenuto, gli atti fatti in Consiglio Comunale, e permettere ad altri nostri eletti, anche all'opposizione, di stimolare i loro sindaci verso una strada che consenta un risanamento di una società partecipata senza il bisogno di tagliare fondi pubblici e quindi servizi essenziali. Ora, questo è un esempio che ci tengo a sottolineare, perché nessuno ne ha parlato in questi giorni, quasi nessuno, nonostante a novembre 2015 c'è stata non poca attenzione sul caso dell'azienda dei rifiuti di Livorno. Più in generale, la sezione sharing si rivolge a sindaci, consiglieri comunali di maggioranza, ai consiglieri regionali, oltre circa 100 consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle in 18 regioni, ma si rivolge soprattutto a quella parte del Movimento che è la prima parte che è entrata nelle istituzioni del Movimento 5 Stelle, che sono i consiglieri comunali di opposizione. I consiglieri comunali di opposizione, a parte rari casi in cui hanno un gettone che gli consente quantomeno di chiamarla retribuzione, nella maggior parte dei casi sono consiglieri che non hanno nessuna remunerazione. Sono nostri eletti, che alcuni anche al secondo mandato, magari da 8 anni, da 7 anni, sono in un consiglio comunale a rappresentare il Movimento 5 Stelle, a essere portavoce del Movimento 5 Stelle, con 3 criticità fondamentali. Non hanno alcun tipo di collaboratore, quindi non hanno la possibilità di affidare a persone che abbiano determinate competenze uno studio o una ricerca. Secondo, fanno ancora il loro lavoro, chi ce l'ha, oppure sono in cerca di lavoro, e contemporaneamente fanno i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, di opposizione. Questo significa dedicare anche a volte tutta la giornata a questo lavoro, e quindi hanno un problema di tempo di lavoro. E terzo, devono lavorare in un territorio con abbastanza ostile, che è il Consiglio Comunale, in cui si ritrovano di fronte una maggioranza e un'opposizione che nella maggior parte dei casi, negli ultimi 10 anni, ha sempre inciuciato per riuscire a ottenere interessi personali. Non dico in tutti i casi, ma nella maggioranza dei casi. Che cosa facciamo con queste sezioni di Rousseau? Gli consentiamo di aggirare il problema del fatto di non avere specialisti, di non avere tecnici che li possano aiutare, se non nei meet-up, ma anche quelli sono a tempo limitato, perché quelle persone hanno il loro lavoro, sono volontari e non possono lavorare tutto il giorno come fa magari il nostro consigliere comunale. Qui hanno le buone pratiche che magari abbiamo già realizzato in altri nostri comuni, opposizione o maggioranza, e possono scaricarle e utilizzarle. E allo stesso tempo hanno la possibilità di confrontarsi attraverso Rousseau e altre sezioni di Rousseau con chi magari ha avuto più tempo per affrontare determinati argomenti, con l'e-learning per formarsi su determinati temi che magari non conoscevano ancora. Abbiamo creato sostanzialmente, grazie a Gianroberto Casaleggio e a Davide Casaleggio, una realtà, un ecosistema nel quale i nostri eletti possono scambiarsi informazioni e rafforzare la propria azione politica attraverso l'intelligenza collettiva. E questo era ed è la nostra grande sfida, è stimolare le istituzioni come le forze politiche a condividere il più possibile informazioni e a prendere decisioni attraverso la democrazia diretta. Oggi noi lo facciamo al nostro interno, domani vogliamo che questi sistemi entrino all'interno anche delle istituzioni. Guardate che ci riflettevo prima, solo con la sezione fundraising, noi nell'ultimo anno, attraverso le donazioni degli iscritti, attraverso le donazioni di chi ci crede, avremo raggiunto all'incirca 1 milione di euro in tutto, tra Italia 5 Stelle, la raccolta fondi di Rousseau e la raccolta fondi per la campagna elettorale delle amministrative per le grandi città. Qui la gente che ci crede ci ha messo in donazione circa 1 milione di euro, e lo ha fatto con donazioni da 20 e 30 euro.
senza soldi pubblici, senza fondi pubblici, senza ricorrere al 2 per mille. In questi giorni c'è chi celebrava i soldi che ha raccolto col 2 per mille, ricordiamolo, anche quelli sono soldi pubblici, perché per ogni euro che io invio ad un partito con la mia dichiarazione dei redditi, lo Stato deve compensare quell'euro mettendolo nel servizio a cui è stato sottratto, perché quelle sono tasse che andavano versate. Quindi oggi, ancora una volta, noi siamo precursori di un modo di fare politica differente. Lo facciamo con tutti i limiti del caso. Questo è un sistema operativo che ottimizzeremo col tempo, perché poi negli anni vedremo e nei mesi successivi vedremo, in base a come verrà utilizzato, anche cosa migliorare. Ma qui non c'è niente di cerchio magico. Al massimo possiamo definirlo un sistema operativo magico, è qualcosa di nuovo, qualcosa che cambierà il modo di fare politica in questo paese, e sono sicuro, come diceva Max, sarà copiato da tanti altri. Oggi noi siamo la prima forza politica europea, l'unica forza politica europea che ha un sistema di intelligenza collettiva e di democrazia diretta così avanti, soprattutto siamo oggi la prima forza politica del paese, e queste due cose sono collegate. Il Movimento 5 Stelle avanzerà sempre di più quanto più stimolerà strumenti di condivisione tra i cittadini. Chi si può iscrivere a Rousseau? Si può iscrivere un cittadino che vuole partecipare alla vita pubblica di questo Paese. Non ci sono requisiti particolari. Qualcuno ha fatto sembrare che questo sistema fosse un sistema chiuso. Noi chiediamo solo di identificarsi in maniera credibile, in modo tale che poi, quando si vota, sappiamo chi sei, sappiamo, conosciamo la tua identità e conosciamo bene quali siano le tue credenziali. Ma detto questo, il mio invito, e vado verso la conclusione, è: iscrivetevi il più possibile e testate con i vostri stessi occhi, con voi stessi, questo sistema. Oggi i cittadini possono presentare leggi in Parlamento, possono presentare leggi in Parlamento, provvedimenti in Parlamento europeo e nelle regioni. Questa cosa non l'ha mai permessa nessun altro. Prima bisognava andare a pregare un parlamentare per fare un'interrogazione parlamentare, bisognava utilizzare strumenti anche abbastanza singolari per riuscire a raggiungere un parlamentare e chiedergli di presentare un emendamento in una legge, oppure sei un lobbista e quindi invadi l'androne antecedente alla commissione bilancio quando si fa la legge di bilancio e tiri per la giacchetta il parlamentare per farti presentare l'emendamento. Oggi noi abbiamo aggirato tutto il vecchio modo di fare politica, e se ci pensate, ogni sistema di questo indebolisce il mito del parlamentare rappresentante, unico rappresentante del popolo. Aggira il concetto di democrazia rappresentativa e spinge sempre di più la politica italiana ad essere democrazia partecipata o diretta. Quanti più strumenti dai al singolo cittadino non eletto di partecipare alle scelte politiche, tanto meno sarà importante, fondamentale l'onorevole, il quale diventerà sempre di più portavoce dei bisogni del cittadino. E soprattutto io sono molto contento del fatto che riusciamo a mandare avanti questo sistema operativo con le donazioni degli iscritti. Rousseau non è nient'altro che questo, la dimostrazione di quello che abbiamo sempre detto. Vi avevamo detto che si potesse fare politica senza fondi pubblici? Sì, e lo stiamo facendo. Vi avevamo detto che i cittadini potevano partecipare alla vita politica di questo Paese? Sì, e lo stiamo facendo attraverso un sistema operativo, non è che lo stiamo facendo sotto forma di sperimentazione. Siamo la prima forza politica del Paese e questi strumenti li stiamo mettendo in campo. Ovvero, con i fatti vi stiamo dimostrando quello che abbiamo sempre detto, quei temi con cui abbiamo iniziato quando stavamo al 2% e quando ognuno di noi qui si candidava solo per portare magari la propria voce nella campagna elettorale, perché neanche nei consigli comunali riuscivi ad entrare. Quindi il grande saluto da qui, dal Senato della Repubblica e dal Parlamento italiano, lo mandiamo a quei consiglieri comunali, a quei consiglieri di municipalità che ogni giorno senza retribuzione lavorano e portano avanti le nostre idee, il nostro programma, e difendono anche le parti più deboli della loro città. Rousseau vi aiuterà tantissimo, è stato progettato per questo, per favorire tutte quelle possibilità che
hanno i nostri eletti di condividere informazioni, essere più forti e aggirare gli ostacoli che vivono ogni giorno. Grazie. Apriamo alle domande, inizia Rosario Carolis, Il Fatto Quotidiano, prego. Grazie. Aperto? Volevo chiedervi, siccome se ne è parlato anche in questi giorni, un aspetto sottolineato anche molto da Di Maio adesso, quello riguardo all'aspetto economico, volevo chiedervi a quanto nei vostri calcoli costa ogni anno la piattaforma al mantenimento e se ritenete che questa piattaforma possa essere l'unico modo di finanziamento del Movimento 5 Stelle da qui ai prossimi anni, cioè se era parlato di tasse per gli eletti, altre forme di finanziamento, ecco, basta questa piattaforma? Grazie. Vado io? Sì. Ma costa qualche centinaia di migliaia di euro, quindi non so quantificartelo adesso poi è il primo anno, quindi vedremo e quantificheremo le spese, in trasparenza metteremo le spese, però il primo anno si è ampiamente sostenuto con le donazioni, quindi senza alcuna altra necessità di interventi da parte di chi che sia, che, insomma, le varie fantasie che ho letto in questi giorni. Ci tengo a puntualizzare anche un'altra cosa, tutti i responsabili di Rousseau, di tutti i capitoli di Rousseau, di tutte le parti di Rousseau, prestano servizio assolutamente volontario, nessuno è retribuito, quindi altro tempo che poi siamo tutti portavoce eletti, è altro tempo che portiamo via al nostro tempo libero, ai nostri affetti, cercando di far funzionare al meglio questo strumento che è assolutamente nuovo e innovativo, quindi può avere tutte le carenze del caso e anche nei prossimi giorni arriveranno le critiche giustissime per piccoli passaggi magari anche di sharing da perfezionare, ma saranno un valore proprio quelle critiche. Grazie, c'è un'altra domanda, arriva il microfono, prego. Martirano, il Corriere della Sera. Una domanda al Presidente Di Maio. E pensando a quello che succede a Roma, nel Comune di Roma, se questa piattaforma, se questa funzione aggiuntiva di Rousseau fosse stata, diciamo, introdotta 6 mesi fa, diciamo, lei pensa che vi avrebbe evitato qualche problema di comunicazione, ma non solo con la stampa e con l'opinione pubblica, qualche problema di comunicazione sull'acquisizione di buone pratiche eseguite magari da altri consiglieri 5 Stelle, da altri sindaci 5 Stelle in altre parti d'Italia? Cioè gli errori che sono stati fatti a Roma, perché oggettivamente qualche errore è stato fatto, non so se lei è d'accordo, poteva essere evitato con questo tipo di approccio metodologico? Grazie. Non è una questione del singolo comune. È sicuramente la consapevolezza che più c'è condivisione nel movimento e più si è forti. Noi sappiamo che ci sono tanti nostri consiglieri comunali o assessori comunali, penso ad assessori che ho sentito ieri di alcuni comuni della Sicilia, che hanno bisogno di entrare in contatto con altre parti del movimento per recepire alcuni atti e alcuni successi già raggiunti. E questa funzione aiuterà tantissimo, perché non ci sarà più bisogno di sentire per esempio 5 sindaci che hanno ottenuto quel risultato. Quindi al di là del singolo caso specifico, sono sicuro che la possibilità di accedere ad un database, adesso vedremo anche come ottimizzarlo, perché ogni software va ottimizzato durante il percorso, permette più condivisione, e questo vale sia per il movimento ma sia per la politica generale italiana, e quindi non rispondo sul singolo caso, ma esprimo un concetto generale, più c'è condivisione, più si è forti. C'è un'altra domanda, prego. Lucia Conte, Asca News. Volevo chiederle, volevo chiedere a Di Maio, la nascita di questa piattaforma di condivisione vuol dire una sconfessione, diciamo, dei meetup locali, cioè del vostro modo di fare di politica fino adesso? Cioè vuol dire che non hanno saputo, diciamo, raggiungere la loro funzione, o comunque hanno fallito, visto che anche lei prima diceva che non sono su base volontaria e quindi anche lì gli eletti non riescono ad usufruirne nella maniera in cui dovrebbero, ecco, voglio sapere questo. No, c'è anche una sezione, ci sono le ultime 2 sezioni da attivare, una la segue Paola Taverna e un'altra la segue Roberto Figo e Alessandro Di Battista, che sono le 2 sezioni che riguardano l'attivismo e il meetup, che saranno fondamentali e chiudono il cerchio, in quanto ci ritroveremo a mettere insieme anche tutti
rete quelle che sono le buone pratiche e mettere in rete i nostri gruppi di attivisti che in alcune città non hanno consiglieri comunali eletti e fanno l'azione politica quanto i nostri consiglieri comunali eletti, quanto i nostri consiglieri regionali. Tenete presente che in alcune parti d'Italia nostri attivisti con ricorsi hanno fermato discariche, inceneritori che avrebbero contribuito a danneggiare la salute dei loro concittadini, cioè i nostri gruppi locali in alcune parti di questo paese stanno governando le città con la loro azione di attivisti, non avendo eletti nelle istituzioni. Io personalmente mi sono candidato, a De Luca piace sempre citarlo, nel 2010 e non sono stato eletto consigliere comunale perché la mia lista, la lista del Movimento 5 Stelle in cui ero candidato, non ha raggiunto neanche la soglia minima per eleggere i suoi consiglieri comunali. Dal 2010 al 2013 io mi ricordo che le nostre azioni di attivismo sul territorio hanno condizionato pesantemente la politica cittadina, molto di più che le azioni delle opposizioni presenti in Consiglio Comunale, che erano allora di centro-sinistra e che non avevano nessuna credibilità neanche per bloccare e contestare le azioni della Giunta. Quindi quando noi attiveremo le ultime due sezioni, che è a momenti, lì metteremo in condivisione anche tutto quest'altro mondo che abbiamo anche visto dalla lettera ai meetup che hanno scritto Roberto Figo e Alessandro Di Battista, è la fase fondamentale del movimento, perché è quella in cui ognuno di noi, dove siamo cresciuti tutti insomma, è quella in cui ognuno di noi, al di là delle elezioni, al di là delle campagne elettorali, lavora per il proprio territorio mettendo insieme idee, intelligenze e progetti e le porta anche in alcuni casi alla politica locale. Se quella politica locale nel 2005, nel 2006, nel 2007 avesse ascoltato le istanze che venivano dai meetup amici di Beppe Grillo, molto probabilmente il Movimento 5 Stelle neanche esisterebbe. Oggi non ci ritroveremo neanche qui a dover combattere contro questi signori, perché le idee dei 5 Stelle, che non erano neanche codificate come 5 Stelle, erano progetti che venivano dai territori e che pretendevano di trovare ascolto nell'agenda politica dei propri comuni e delle proprie regioni. Posso aggiungere una cosa, Luigi? Alcuni dei migliori atti che poi verranno copiati, fatti dai consiglieri comunali e regionali, derivano proprio in gran parte dal lavoro fatto dagli attivisti sul territorio, quindi già anche in questa funzione che facciamo partire oggi c'è già tantissimo lavoro dei meetup, dei gruppi, delle assemblee locali, perché dietro ogni buon atto di un consigliere, oltre sia allo studio che porta avanti il consigliere nel momento in cui entra in contatto con una problematica del suo comune, della sua regione, c'è proprio il lavoro di un gruppo di attivisti che sta accanto a lui. C'è un'altra domanda qui dell'ANSA. Sì, volevo chiedere, sono Chiri dell'ANSA, tra questi atti quello che mi viene in mente potrebbe essere quello sul reddito di cittadinanza. Avete già qualche idea su quale potrebbe essere l'esempio da seguire? E soprattutto c'è un'indicazione, una tempistica, ad esempio per Roma? È possibile che questo provvedimento possa essere preso in considerazione anche nella capitale, considerati anche i disagi e i problemi di povertà denunciati anche dal sindaco? Sì, noi andiamo a realizzare una proposta, anzi una legge nazionale sul reddito di cittadinanza. Ci sono state delle sperimentazioni nei nostri comuni, tenendo presente che comunque i bilanci dei comuni sono limitati. C'è stato Livorno e oggi, la ringrazio per la domanda, parte Castelfranco, che è un altro nostro comune, dove c'è Castelfidardo dove si avvia la sperimentazione del reddito di cittadinanza comunale. Sicuramente la delibera e lo scheletro del reddito di cittadinanza di Livorno sarà caricato qui su Sharing in modo che lo possano proporre anche i nostri consiglieri comunali di opposizione nei comuni dove rappresentano e dove sono portavoce del Movimento 5 Stelle, nei nostri comuni. Ma ogni volta che si sperimenta il reddito di cittadinanza comunale bisogna tenere presente, per esempio Ragusa con Federico Piccitto lo ha fatto per qualche anno, bisogna tenere presente che noi cominciamo a realizzare questo strumento nei comuni
alcune regioni anche hanno iniziato, dopo la nostra campagna sul reddito di cittadinanza a livello nazionale nel 2015, hanno iniziato a portare nella loro finanza pubblica lo strumento del reddito di cittadinanza, consapevoli che il reddito di cittadinanza, inteso come nostro modello, cioè che devi mettere in condizione il cittadino di vivere al di sopra della soglia di povertà relativa, che non deve starsene sul divano mentre prende quei soldi, ovvero deve fare lavori di pubblica utilità e formarsi e qualificarsi per il fabbisogno lavorativo del paese di quel momento, questo si potrà realizzare esclusivamente con una legge nazionale o addirittura con un provvedimento europeo che renda anche omogeneo questo strumento in tutti i paesi, che è diverso a seconda dei paesi ed è diverso anche a seconda dei comuni dove lo stiamo realizzando, perché da una parte c'è la disponibilità economica e da un'altra parte ci sono proprio delle peculiarità. C'è ancora una domanda? Sì, Maria Carmela Fiumano dell'agenzia DIRE. Se ho capito bene, lo sharing sarà accessibile solo agli eletti, non a tutti gli iscritti del movimento. Nell'ottica però di una sempre maggiore condivisione delle informazioni, degli atti, non sarebbe interessante dare l'accesso a tutti gli iscritti? Perché comunque si tratta di atti che riguardano il territorio. Quindi volevo capire la logica di non... che non ha allargato a tutti. Guarda, domanda giustissima, oltre legittima. In questa prima fase in cui lo avviamo, abbiamo pensato di consentire l'accesso solo agli eletti per vedere come funzionerà lo scambio di atti, quanto riuscirà a incidere, a migliorare, a velocizzare l'attività del consigliere comunale e regionale, a farlo sentire più forte. Poi abbiamo previsto una parte di discussione, stiamo valutando, e non è escluso, che in un secondo momento sia anche aperto a tutti, vediamo con che formula, quindi se per dare dei suggerimenti su un atto migliorarlo, quindi consentire proprio a chiunque di incidere. È una riflessione che stiamo facendo, cioè avevamo pensato anche di aprirla già così, poi abbiamo preferito in una prima fase per vedere l'avviamento di lasciarlo ai portavoce eletti. Ancora un'ultima domanda, eccolo lì. Buongiorno, sono Fantauzzi della DN Cronos. Solo una curiosità a proposito dello staff che lavora su base volontaria a Rousseau. Come è organizzato, nel senso quante persone ci lavorano e se è diffuso su tutto il territorio, se ha una struttura centrale? Rispondo io. Dunque, abbiamo i responsabili della Lex nazionale che sono Di Stefano e Nunzia Catalfo, della Lex regionale che è Davide Bono, della Lex Europa che è David Borrelli, del fundraising che è lo staff e quindi Davide Casaleggio e il suo gruppo, lo scudo della rete con Alfonso Bonafede, la Lex iscritti la segue responsabile Danilo Toninelli, l'e-learning Nicola Morra e lo sharing siamo io e Marco Piazza. Poi ovviamente siamo coadiuvati da varie persone, attivisti sul territorio. Grazie, grazie, grazie Dante. Mille.